Buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto e buonasera soprattutto, anzi o meglio, un saluto carissimo a Susanna Marino e a Giuseppina Pina Merchionne, Pina per gli amici, e con grande piacere che ho con loro per iniziare un percorso che è ormai tradizionale per la Casa della Cultura, costruito assieme Italia-Asia, questa collaborazione feconda che va avanti ormai da anni. Ha permesso di fare cose splendide, cose a cui noi come Casa Cultura teniamo tantissimo, perché è tra i nostri compiti quello di riuscire ad ampliare gli orizzonti, aiutare a conoscere anche cose che non sono immediatamente sotto lo sguardo di tutti i giorni, e quindi capite il piacere con cui collaboriamo con Italia-Asia. Quest'anno ci hanno proposto come argomento una cosa che dal primo momento mi ha affascinato. Ho detto, ci ho messo pochi secondi per dire che era splendido il topic, l'argomento che proponeva, insomma, vale a dire le città dell'Asia. L'Asia è un capitolo straordinario. Quando si parla di cambiamenti della nostra contemporaneità, cosa c'è più delle città dell'Asia? Cosa sono diventati in pochi anni, le dimensioni che hanno raggiunto, ma non solo quello, come sono cambiate. Erano considerate 30 anni fa, ancora, partiamo a parlare di terzo mondo, 30, forse 40 anni fa, e adesso sono, come dire, città pulsanti, non solo vita, ma in cui c'è una capacità di innovazione tecnologica straordinaria, insomma, e sono davvero centri decisivi della rete globale delle città del mondo. E per questo siamo veramente interessati a scoprirle e cominceremo oggi a ragionare di una delle, forse la più importante, insomma, quella densa di significato immenso, Pechino. Ma prima di dare la parola a Pina Marchionne, io voglio dare la parola ringraziandola della nostra strettissima collaborazione. Mia amica Susanna Marino, devo dire, Susanna, è con grandissimo piacere che riprendiamo la collaborazione anche quest'anno. Davvero grazie e complimenti anche per le cose splendide che riuscite ogni anno a proporre. A te la parola, Susanna. Grazie Ferruccio, buonasera a tutti e come sempre ringraziamo la Casa della Cultura per l'ospitalità che ci offre quest'anno. Ancora una volta con questo sistema un po' diciamo virtuale, ma che ci permette magari di entrare più direttamente nelle vostre case. E come ha anticipato appunto Ferruccio, il ciclo di quest'anno ha un titolo un po' così stuzzicante. Asia in città, storia, culture e società di paesaggi urbani in trasformazione. L'idea è nata pensando un po' all'immaginario, no, che molti di noi avevano rispetto alle città più emblematiche, basti pensare a Istanbul, a Samarcanda, a Shanghai o Pechino in Cina, insomma, ci sono delle città un po' simbolo che hanno sempre stimolato un po' la nostra fantasia. E vedere come nell'arco di un secolo o poco più si sono trasformate, diciamo, è un percorso davvero particolare, andando a toccare aspetti urbanistici, ma anche sociologici, antropologici, economici, storici, insomma, le mille sfaccettature attraverso cui ci parlano queste realtà, locali. Non ultimo da tenere presente anche i cambiamenti che stanno avvenendo nel corso di quest'ultimo anno, causa Covid, che non sono ovviamente da sottovalutare e che daranno un ulteriore apporto a questo aspetto così trasformistico. Il ciclo di quest'anno presenta sei incontri, il primo su Pechino, poi andremo, adesso non ricordo tutte nell'ordine, ma Samarcanda, Delhi, Manila e quant'altro. Anzi, troverete poi l'intero programma sia sul sito del Centro di Cultura Italia-Asia che credo anche sulla pagina stessa del sito della Casa della Cultura. E in realtà, quando abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri contatti chi fosse interessato, abbiamo avuto una risposta, credo, quasi doppia rispetto all'offerta che avevamo dato. Quindi abbiamo avuto 15 adesioni.
E per questo, poi ovviamente ne parleremo con calma con Ferruccio, se sarà possibile magari faremo anche una seconda puntata nel prossimo anno. Ma vado intanto a presentarvi la relatrice di questa sera, Giuseppina, oppure Pina Merchionne per gli aficionados, che ci parlerà appunto di Beijing, ovvero di Pechino, ieri e oggi, la trasformazione di una testimonianza storica. Per capire chi abbiamo davanti, ho ritagliato alcuni elementi del suo ricchissimo e lunghissimo curriculum, detto così sembri vecchissima, ma in realtà è ricco perché hai fatto tantissime cose. Allora, Giuseppina Merchionne è stata docente di lingua e cultura cinese sia all'Università Cattolica, presso il Master di Luxury Goods della Facoltà di Economia, ma anche alla Facoltà di Lettere dell'Università di Trento. Studiosa della storia economica della Cina, si occupa di tematiche relative alla cultura e alla società cinese, sia classica che contemporanea, con particolare attenzione al periodo Qing. Ha scritto ovviamente numerosi saggi e monografie sullo sviluppo economico in epoca imperiale. In collaborazione con le istituzioni del territorio ha poi diretto vari progetti riguardanti l'introduzione della comunità cinese a Milano. Un interessante progetto, intanto scusate, ricordo che nel 2020, ahimè, periodo non felicissimo, ha aperto il centro di collaborazione e scambi culturali di Italia-Cina, The Belt and Road Initiative, di cui è presidente, in attesa di riprendere al più presto ovviamente tutte le attività. E un aspetto ancora interessante, nel novembre dello scorso anno ha pubblicato il volume Common Destiny, Pulse Up Italy and China Fighting Coronavirus, che mi sembra estremamente attuale come tema, anche se vedo che è stato pubblicato in cinese, quindi attendiamo la versione in italiano. Grazie. Allora, lascio la parola a lei per questo viaggio virtuale che ci porterà appunto nella Pechino di ieri e di oggi. Grazie. Grazie a Susanna Marino, ringrazio molto della presentazione. Noi ci conosciamo da molto tempo perché la collaborazione con Italia-Asia è legata molto allo sviluppo dell'ISIAO, dell'ISMEO e dell'ISIAO, e quindi abbiamo avuto un percorso comune molto lungo e sono molto contenta di riprendere attualmente. Allora, sono anche molto contenta e ringrazio per aver scelto Pechino, Beijing, come apertura di questo interessantissimo ciclo sulle città e l'Asia, o meglio l'Asia nelle città. Allora, e certamente è importante questa apertura con Beijing. Beh, Beijing, come io continuo a dire Beijing perché è la versione ufficiale, ma sarebbe appunto, se volete, Pechino. Beijing, cioè la capitale del nord. Perché è importantissimo Beijing? Beh, almeno dal mio punto di vista sicuramente lo è, e vorrei soprattutto cominciare questa trattazione dicendo che io ho avuto un percorso molto lungo con la città di Pechino, di Beijing. Perché? Perché la prima volta che sono arrivata a Beijing è stato nel novembre del 1973, cioè perché facevo parte del primo gruppo di studenti italiani e studenti europei di scambio ufficiale tra la Cina e l'Italia, la Cina e l'Europa. Allora, quindi 1973 voleva dire ancora rivoluzione culturale, voleva dire ancora Cina del presidente Mao, e voleva dire ancora Cina, per molti aspetti, Cina classica, Cina antica. Quindi la mia permanenza è stata di 3 anni, e comunque questa testimonianza storica che io posso dare
è legata appunto alla mia vita da studente, naturalmente, quindi molto ristretta all'interno ovviamente delle mura dell'Università di Pechino, ma comunque è una testimonianza legata ad una vita, ad una esperienza reale. Da quel periodo in poi, io sono tornata nel 76, poco prima della morte di Presidente Mao, e dal 76 ad oggi ho avuto modo di tornare pressoché regolarmente in tutte le epoche, in tutti questi 40 anni di trasformazione di Pechino, il che vuol dire negli anni 80, negli anni 70, negli anni 90. Nel 2020 mi sono fermata al 2019, ovviamente ottobre, l'ultima volta è stato nell'ottobre del 2019 e poi è successo quello che è successo. Quindi la mia trattazione di oggi vuole essere anche un percorso sì storico, culturale, sociologico, ma anche personale. Ma anche personale perché è quello che ho vissuto io dal 73, quindi anni 70, al 2019, anni 2020. Ed è quello, è per molti aspetti, è quello che ho visto io. E che cosa ho visto? Se dovessi dire che cosa ho visto, mi verrebbe in mente una citazione da Blade Runner per dire: io ho visto cose che voi umani non potreste vedere, ma è veramente, scusatemi la digressione, ma in realtà io personalmente in questo percorso dal 73 al 2019 posso dire di aver visto una trasformazione pressoché marziana, nel senso che è talmente impressionante, talmente stupefacente da sembrare quasi irreale, quasi non appartenente alla nostra terra, dico, forse in qualche altra sfera di qualche altro mondo succederà una trasformazione del genere. Effettivamente vedremo una trasformazione non so se unica nella storia, ma comunque assolutamente eccezionale nella storia, probabilmente nella storia economica, sociale dell'umanità. A questo scopo io vorrei cominciare con farvi vedere un piccolo video che si chiama Beijing, Pechino degli anni 1910-1920, cioè circa 100 anni fa. Ed è un piccolo video che io ho trovato naturalmente, che è stato ricostruito, colorato, e fa vedere che cos'era Pechino nel 100 anni fa. Dopodiché, dopo questo, metteremo un pezzettino di un video di Pechino 2020, cioè Pechino 100 anni dopo. Vi garantisco che è così, tanto l'inizio quanto la fine. Io ho visto cose appartenenti anche inerenti a quel video e ovviamente ho visto cose inerenti al secondo video. Bene, dopodiché attraverso un brevissimo PowerPoint cercherò di illustrare qual è, attraverso i vari le vari percorsi cronologici anni 80, 90, 2000, quali sono state le caratteristiche della trasformazione di questa città. Bene, possiamo allora partire col primo video? Grazie. Allora, scusate se commento un po', questa è la città interna, all'interno delle mura, questa che voi vedete è la porta di CMN, la porta, una delle porte delle mura interne della città, ed era praticamente la porta di accesso al cuore stesso di Pechino. Vedete molto traffico già da allora,
di persone che entravano e uscivano dalla porta. Le porte sono sempre state il punto fondamentale di movimento delle persone nelle città. Queste immagini, che risalgono al 1910, fanno vedere anche una parte delle mura, le classiche mura interne, che non ci sono più, che sono state abbattute, vedremo come. Siamo ancora praticamente in epoca Qin, l'impero cadrà tra il 1911 e il 1912, qui siamo ancora ultimi sprazzi dell'impero Qin. Vedete in questa immagine un funerale tradizionale, ovviamente, e quindi passaggi di merci, di carretti, di persone, continuamente in questa che era la strada CMN, una delle strade più importanti, più trafficate naturalmente, la strada di accesso all'interno della città. Vedete quindi auto, mezzi di trasporto pressoché medievali, insomma feudali, le mura, vedete le città al di là, ci sono ancora queste immagini della vecchia Pechino, delle vecchie case, degli hutong, cioè dei vicoli. In prima linea vedete una signora mancese con una bel copricapo, ed è tipicamente vestita col copricapo delle signore mancesi, che non sono di etnia Han. L'etnia Han è l'etnia cinese, ma sono mancesi, provengono dalla Manciuria e poi appartengono quindi all'ultima dinastia dei mancesi che ha dominato la Cina dal 1644 fino al 1912. Guardate, queste sono tutte anche immagini di lavoretti locali, di artigianato locale, che è stato ripreso dalla Cina moderna, insomma, per poter rivalutare questa antica cultura. Ecco, queste si vede, guardate bene adesso, perché in questa parte che è la strada dove poi sorgevano le legazioni straniere, sappiamo che nel 1900 c'è stata la rivolta dei Boxer che è stata sdominata dalle potenze, dalle 8 potenze straniere. In questa immagine vedete i cammelli, immagine di cammelli, eccoli qua, che ovviamente Pechino faceva, confinava fino attualmente con le steppe del nord, con il mondo delle steppe, e vi si andava in cammello. Eccolo qua, è un'immagine che fa molto via della seta. Vi ricordo che io nell'inverno del 73, in uno dei vicoli che circondavano l'istituto universitario dove io ero, ho visto personalmente dei cammelli nel 73. Quindi questo, ecco, bene, dopo questa visione di 100 anni fa, vediamo una brevissima visione di 100 anni dopo, ecco, molto, se volete, molto turistica, ma dà l'idea della incredibile trasformazione. Ecco qua, Beijing, questa è una visione dall'alto, è un city tour di Pechino notturna. Beh, ovviamente molto, molto turistica, e questa è tutta la parte della parte moderna, il distretto Business Center, che si trova, e lo vedremo dopo nella mappa che vi presenterò, ed è il distretto commerciale di Pechino nella sua parte nord-ovest. Ecco,
immagini, queste immagini sono reali, non sono soltanto patinate, non sono solo immagini patinate, sono immagini reali del distretto commerciale, della parte più avanzata, più moderna, di quella parte che avete visto, più o meno un po' più spostata della parte che avete visto del 1910. Ecco, questo è il risultato di 100 anni, ma non di 100 anni di trasformazione, io direi molto di meno. Questi, ovviamente, questo distretto così moderno, così fantasmagorico, così luccicante, non è tutto per abitazioni, è un distretto economico, commerciale, turistico. Queste sono abitazioni nuove, vedete, questi casermoni, diremo noi, sono abitazioni nuove di lusso. Questa è un'arteria, l'arteria più importante di Pechino, ci sono 9 anelli, 9 circonvallazioni. Quindi questa è un'immagine reale del traffico che percorre queste strade in qualsiasi momento della giornata. Cioè, voi dovete immaginare che questo flusso di automobili è continuo, non esiste un momento di tregua, di sosta. E quindi questa è un'immagine, ecco, queste sono, anche questo è il quartiere, le torri commerciali importanti, e questi sono ovviamente shopping center, uffici, sedi di compagnie aeree, sedi di società importantissime, e sono alberghi. Queste non sono abitazioni, queste sono anche abitazioni, ma come vedete sono edifici commerciali, prevalentemente edifici commerciali. Ecco, potremmo andare avanti per un'altra ora e continua questa visione. Io direi che possiamo finire, possiamo accontentarci di questo, va bene? Grazie. Allora, detto questo, io non aggiungo nessun commento, perché è talmente evidente, eclatante, la incredibile differenza in 100 anni tra quello che era prima e quello che era dopo. Io voglio soltanto dire due parole di carattere, se volete, di analisi sociologica. Personalmente io non so come e quali siano stati gli elementi, le forze che hanno determinato che hanno reso possibile un cambiamento di questo genere. Tenete presente che un cambiamento così è avvenuto vero e proprio dagli anni 80 in poi. Nel 1978 il primo ministro, il Deng Xiaoping, apre il periodo delle riforme economiche, ribalta la situazione sociale economica, soprattutto della Cina che precedente, dà quindi una scossa al sistema, volete chiamarlo comunista, socialista, al sistema maoista precedente, e dà origine e dà veramente la stura a che cosa? All'introduzione dell'economia moderna, internazionale, globalizzata, e soprattutto all'intervento del capitale occidentale. Questo è avvenuto nel giro dagli anni 80 sino ad oggi. Ma vediamo cosa è successo prima, com'era la situazione precedente. Possiamo mettere il PowerPoint? Grazie. Ecco. Allora, bene, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, per favore. Questa è la pianta dell'antica città, della città proibita, cioè del palazzo imperiale, come vedete. Una piccola annotazione: è di pianta quadrata, e questa è la porta della pace celeste, che adesso appunto la tiene a me,
quadrata, perché è quadrata secondo un'antica cosmoteoria cosmologica cinese che diceva la terra è quadrata e il cielo è rotondo. Il cielo rotondo sovrasta la terra quadrata come se fosse una scodella. Andiamo avanti. Ecco, avanti, ecco qua. Questa è un'altra veduta della pianta della città proibita dall'alto così com'è adesso. Vedete tutta questa percorso, questa apertura di edifici volge tutta verso sud. Tutti questi edifici sono indirizzati, cioè sono rivolti verso sud, naturalmente, che è il cielo, che è il sole, e quindi è della sede l'imperatore, che è il figlio del cielo, aveva quindi sede, aveva il suo dominio in questa cosa. Una cosa vi dico brevissima: vedete questi giardini imperiali? A me è capitato di dover dormire per un mese in questi giardini imperiali, ma non perché fossi una barbona, purtroppo il 28 luglio del 1976 io sono stata spettatrice del terremoto di Taunshan, il più grande terremoto del corso della storia della Cina, 250.000 morti, e poiché io ero ancora all'università di Pechino, mi hanno fatto spostato a me ed alcuni altri stranieri, alcuni diplomatici, hanno costruito una tendopoli per noi nei giardini del Palazzo Imperiale. Ecco, bene, andiamo avanti per favore. Ecco qua, questa è la pianta di Pechino moderna. Vedete, questo è il quadrato della città proibita, e intorno a questo quadrato si svolgono altri quadrati, tant'è vero che la città è divisa non in quartieri, ma in aree, in zone, in diverse aree che in realtà hanno un'estensione ed una, come dire, qualcosa che può essere equivalente alle nostre città. Questa, l'antica cerchia delle mura, che voi avete visto nel filmato, si svolgeva intorno a questo quadrato. Andiamo avanti. Ecco qua le antiche mura della città. Queste sono le mura esterne della città, perché la città comprendeva il ciclo di mura esterne e di mura interne. Le mura esterne erano lunghe 29, vediamo, non vorrei dire, erano lunghe 28 chilometri, alte 15 metri, e contenevano 9 porte, di cui la porta della pace celeste. Ecco, andiamo avanti. Ecco, questa è la prospettiva delle antiche mura esterne, vedete, con un'altezza di 15 metri, e dove si svolgeva, a dire la verità, le attività della campagna. Siamo sempre negli anni tra il 10 e il 20 del 1900. Andiamo avanti. È una strada, quella strada, il distretto economico che voi avete visto tutto sfavillante, sfolgolante, era così 100 anni fa. Quindi potete immaginare le trasformazioni. Andiamo avanti ancora. Ecco i cammelli, li avete visti, i cammelli all'entrata della città, e sì, perché Pechino era la capitale del nord, e quindi la capitale dove arrivavano anche le carovaniere, e magari le carovaniere addirittura della Via della Seta. Andiamo avanti. Ok, i tetti dell'antica città, e come li vedete adesso, e come li vedete in questa foto del 1910, adesso li vedremo anche in una delle foto moderne. Andiamo avanti. Adesso, ancora a Pastoria, all'entrata della città, nell'inverno di Pechino, quando io ero a Pechino in questi inverni, soffiava il vento del Gobi, il vento della Mongolia, da cui non ci si riusciva a riparare. Andiamo avanti.
Ecco, questa, andiamo avanti, l'abbiamo già vista. Ecco, i tetti della vecchia città che avete visto, eccoli qua, sono in realtà ancora così per la parte che resta. La parte della vecchia città, della città Manchè, della città tra il Ming, l'epoca Ming e l'epoca Qin, la Pechino imperiale, la Pechino del il palazzo imperiale, è stata costruita praticamente da epoca Ming fino alla in epoca Ming, cioè dal 1300 e qualcosa fino al 1912. Questo è il range di tempo. Questo vi si dice, queste case, molte di queste case sono state abbattute. Allora, cominciamo con dire da quando è cominciato l'abbattimento di queste case. È cominciato quasi subito dopo la fondazione della Repubblica Popolare nel 1949. E molte di queste ancora ci sono e sono nelle condizioni che poi vedremo. Una delle domande che molte persone mi chiedono: perché sono state abbattute queste case e perché non sono state ristrutturate? Bene, perché era del tutto impossibile, economicamente improbabile, la ricostruzione di queste abitazioni. Vi faccio solo un esempio: in queste abitazioni non c'era l'acqua corrente e non c'erano i servizi igienici. Gli abitanti di queste abitazioni si servivano dei servizi igienici sulla strada. E questo mi è capitato perché alla fine degli anni Ottanta un mio amico mi aveva presentato, insomma, mi ha chiesto di abitare in una di queste case. Vi dico solo questo, che la cucina, in quell'ambiente della cucina, dicendo che c'era il bagno, c'erano i servizi, in realtà esisteva un water collocato al centro di questa cucina, e praticamente l'acqua corrente non c'era. Andiamo avanti. Questa è una delle ragioni per cui non è stato possibile ristrutturare. Questa edificio dei primi del Novecento, una sede, edificio commerciale. Questi esistono ancora, ma adesso sono usati più che altro per turismo. Andiamo avanti. Ok, anni 1949, fondazione della Repubblica Popolare. Che tipo di città abbiamo a Pechino? Abbiamo la città, per così dire, moderna, che vanno dal 50 al 70, abbiamo gli anni dell'architettura sovietica, di stile sovietico. L'Unione Sovietica era, almeno per molto tempo, era l'amico fraterno, il fratello maggiore del Partito Comunista Cinese, della Società Socialista Cinese, e i cinesi, come modernità, negli anni 50 avevano inteso l'architettura sovietica. Questo qui, siamo in piazza Tiananmen, è il palazzo dell'Assemblea Nazionale Popolare, cioè è l'edificio politico più importante di tutta la Cina, dove si svolgono le grandi assemblee, le grandi riunioni dell'Assemblea Nazionale Popolare. Questo edificio è in stile puramente sovietico e non ha nulla a che vedere con l'architettura e la storia della città. Andiamo avanti. Quindi siamo in pieno regime sovietico. Questo è un vicolo della città antica che vi ho fatto vedere, che è delle case, queste di cui tetti vi ho fatto vedere, e che negli anni 50, 70, 80, persino 90, continua ad essere così. Sono alcune parti della città antica che voi potrete ancora vedere. Si trovano generalmente dietro il palazzo imperiale, dietro la città proibita. Avanti. Ecco, stile sovietico. La vecchia stazione di Pechino, anche questa è stata costruita a partire dagli anni 50 e 60,
Considerata stile sovietico con qualche manifestazione di qualche richiamo all'arte cinese, all'arte delle pagode, i tetti gialli e verdi del palazzo imperiale, ma il resto ha appunto questa connotazione sovietica. Andiamo avanti. Ecco, l'hotel dell'amicizia. L'hotel dell'amicizia, anche questo, è di origine sovietica ed era per quale amicizia? L'amicizia tra i popoli socialisti. Vi ricordo però che negli anni 70 si era già consumata la separazione tra la Cina e l'Unione Sovietica, c'erano problemi. Del resto, quando io sono arrivata in Cina 1973 all'università, non c'erano studenti né americani, ovviamente non c'erano ancora le relazioni, ma nemmeno russi. C'erano i paesi amici, socialisti, erano l'Albania e la Romania, ecco, praticamente questi altri, diciamo, quelli che si il Vietnam, soprattutto il Vietnam, quelli che si staccavano un po' dalla ortodossia sovietica. Non c'erano americani, in compenso c'erano canadesi che erano in massa amici dei cinesi. Andiamo avanti. Immagine, questa qui, anche questa è costruzione sempre sovietica e verrà fatta poi, è di stile fatta poi, Mao, è il mausoleo di Mao, sempre nella piazza Tiananmen, che voi avete visto, cui avete visto l'Assemblea Nazionale Popolare. Ecco, piazza, il mausoleo di Mao. Mao è morto nel settembre del 1976. Ed è stato, il suo mausoleo è stato costruito in quel periodo naturalmente, e conserva la salma del condottiero. La stele che voi vedete è la stele agli eroi, non tanto agli eroi della rivoluzione cinese, ma agli eroi della storia cinese. Ci sono bassorilievi che parlano addirittura degli eroi che hanno combattuto contro le guerre dell'oppio, naturalmente contro gli inglesi e contro le potenze occidentali della guerra dell'oppio. Andiamo avanti. Ecco, un altro elemento, il famoso Peking Hotel, l'hotel Pechino. Allora, nel 1973, dal 73 al 76, durante i miei anni di studio di infanzia cinese, questo era l'edificio più moderno della Cina. Il più in assoluto, il più moderno della Cina, oltre a qualche altro, ma comunque è le coppie, per dire qual era il senso sociale, le coppie di cinesi che si sposavano venivano a farsi la foto fuori la porta dell'Hotel Pechino, ma anche i cinesi che venivano da fuori in gita turistica non potevano non fare la foto davanti all'Hotel Pechino, perché voleva dire il progresso, voleva dire trovarsi davanti al posto più moderno, al punto più moderno della Cina. Naturalmente, ora come ora, è uno dei tantissimi edifici neanche moderni. Questo è ancora un casermone di stile sovietico. Andiamo avanti. Ecco, come queste abitazioni che erano le abitazioni per i diplomatici degli anni 70, molto belle per quello che è. Naturalmente tutto questo è, ripeto, in questo percorso architettonico erano destinate ai diplomatici. Ricordo che l'Italia ha stabilito le relazioni nel 1970, l'anno scorso 2020 avremmo dovuto festeggiare i 50 anni di relazioni, ma non è stato possibile, speriamo dopo. Comunque questi erano le case più moderne di tutta la Cina negli anni 70. Andiamo avanti. Ecco, sempre anni 70, l'Assemblea Nazionale Popolare, l'avete vista,
con allora presenti Lenin e Stalin. La città si muove in bicicletta e occupa come vacanza passeggiata, anche noi studenti andavamo la domenica in piazza Tiananmen perché era il centro della città, il centro della Cina. Andiamo avanti. Ecco, vedete un'immagine appunto sempre degli anni 70 o anche dopo, perché questo ci è rimasto solo l'immagine di Mao alla fine degli anni 70, e abbiamo, faccio notare, il modo di vestire. Vestivamo alla Mao, vestivamo le Mao, perché ai nostri tempi i colori di queste giacche erano solo tre: grigio, verde e blu. Bene, andiamo avanti. Ecco, immaginatevi questa sequenza, questa era la modernità, la bicicletta degli anni 70, quindi questa era la modernità della Cina negli anni 70. Avere la bicicletta era già anche non uno status symbol, ma quasi, e ci volevano 5 anni per averne una. Andiamo avanti. Ecco, vi faccio vedere un ricordo, queste sono immagini della stella della mia università, qui li vedete i famosi tazze Pao di protesta, e questa era come si presentava allora. Andiamo avanti, breve flash di spaccato di vita, Mao, il nostro Mao che benediva noi studenti che nel 75 avevamo finito l'anno accademico del 75. Vedete soprattutto una cosa, uniformità nel vestire, ma soprattutto gli antichi padiglioni dell'Università di Pechino. Esistono ancora, ma sono più che altro retaggio storico, turistico. Andiamo avanti. Ok, biciclette di Pechino, e su questo ci siamo, in quantità, era l'unico mezzo di locomozione. Non c'erano macchine, c'erano solo taxi per stranieri e le macchine per le macchine di rappresentanza dei governativi e dei membri del partito. Andiamo avanti. Ecco, acqua, mare di biciclette anni 70, vedete che saranno sostituite dalle macchine. Andiamo avanti ancora. Bene, altri mezzi di trasporto, sempre il nostro filobus, e questo era ancora presente. Adesso sarebbe impossibile lungo la Chanangie, sarebbe, come dire, fantascienza poter pensare che viene un carretto tirato da tre asini e cavalli lungo la Chanangie, cioè la letterania più importante di Pechino. Andiamo avanti. Ecco, un intreccio urbano, sempre anni 70, andiamo avanti ancora. Vita nei quartieri di anni, ed era effettivamente così. Tutto sommato vedrete che non è cambiato. Com'è cambiato il quartiere di Pechino in questi anni? In realtà tutti gli edifici moderni che voi avete visto, soprattutto nel video precedente, non sono tutte abitazioni, anzi in maggior parte non lo sono per nulla. Esistono ancora quartieri di questo genere. Semplicemente alle biciclette voi dovete sostituire le macchine. Naturalmente non il modo di vestire di questa persona. Andiamo avanti. Però molti quartieri sono ancora qui. Questo era un tipico, questo era il massimo del commercio, cioè dello shopping center di Pechino. Questo è il nostro Wutaokou, dove c'era l'università, e tutti noi studenti andavamo lì a fare queste cose. Era il massimo dello shopping center degli anni 70. Bene, andiamo avanti. Vita di quartiere, anni 80. Perché gli anni 80? Perché, come ho detto, dal 1978
Deng Xiaoping affronta le sue riforme, stravolge l'economia della Cina, la società cinese dice ai contadini, agli operai, ai soldati no, ma soprattutto ai contadini dice fate quello che volete, però arricchitevi, portate avanti l'economia. Non importa, Formosa, non importa che il gatto sia bianco o nero, l'importante è che prenda i topi. Questo cosa vuol dire? Contadini che prima stavano nelle comuni popolari, e io ho passato tre anni di Pechino, 3 anni di comuni popolari, perché ci portavano a fare un mese di lavoro nelle comuni popolari, quindi eliminate le comuni popolari che sono morte di morte naturale, ai contadini viene il libero mercato, portate la vostra merce in città a vendere sui carretti. Questo era un nuovo aspetto degli anni 80 della Pechino, dei quartieri popolari di Pechino anni 80. Andiamo avanti. Vita di quartiere, naturalmente, perché ho inserito questa foto di un vecchio filosofo, di un vecchio cinese dell'epoca imperiale, insomma, avevamo ancora possibilità di vedere personaggi di questo genere. Andiamo avanti. Ecco, Pechino, le strade della città. Vedete, queste sono le case di cui avete visto i tetti. Queste però non sono più abitazioni negli anni 80, sono negozi, sono attività commerciali, sono centri di acquisto, possono essere anche mercati, ma tutto dedicato al commercio. Avanti. Scusate, trasporto urbano, tutto andava bene, tutto, purché funzionasse, purché si arrivasse ad andare avanti. Tutto va bene, vanno bene anche i trasporti sui carretti di questi materiali che servivano alla costruzione di qualunque cosa, va bene, tutto è consentito, purché serva e abbia una funzione economica. Avanti. Questo per dire, guardate, questi sono residui sempre degli anni 80, dove trasporti, questi sono le gabbiette degli uccellini, ma fatti con queste cose di bambù, con questi contenitori che sono dei passeggini per bambini di bambù. Andiamo avanti. Sarebbe impossibile adesso. Comincia i balli per la strada della città. La città antica, austera, socialista, la città che aveva visto prima negli anni 50, 60, 70 le grandi manifestazioni popolari per il partito, per la rivoluzione culturale, per la banda dei quattro, contro la banda dei quattro, negli anni 80, agli inizi degli anni 80, che cosa vede? Vede la modernizzazione, cioè che cos'è la modernizzazione? È occidentalizzazione, all'occidentale. La modernizzazione della Cina guarda all'occidente, non ci si veste più come prima, cioè con le tipiche casacche di Mao, eccetera, e addirittura che cosa si fa? Si balla. I balli che venivano prima osteggiati cose cattive del capitalismo, e adesso invece vengono incoraggiati nelle strade. Andiamo avanti. Ecco un'altra immagine, sì. Voi avevate idea di vedere, incredibile, i ragazzi cinesi che prima, qualche anno prima, avevano le loro belle uniformi, improvvisamente, e la musica qual era? Era la musica occidentale, la musica degli anni 80. Non c'è, o ai primi, nascita dei primi, non vorrei dire rock, non erano rock vero e proprio, ma insomma dei primi complessi cinesi di musica contemporanea. Andiamo avanti. Anche primi incontri nelle strade, giochi,
nei quartieri. I quartieri che effettivamente prima erano più chiusi diventano la scena aperta. Direte, perché la vita di quartiere? La vita di quartiere è incrementata perché le case non continuano, le case della gente comune continuano a essere le vecchie case fatiscenti dell'epoca degli anni 60, degli anni 50, degli anni 60, dove si va solo praticamente per dormire, per mangiare, e tutto il resto lo si fa, se possibile, in strada. Io ricordo che le strade anche centrali di Pechino d'estate si riunivano gruppetti di persone, di uomini, di anziani, anche giovani, che giocavano a scacchi cinesi sotto i lampioni, alla luce dei lampioni, perché le case non erano ospitali. Punto, andiamo avanti. Attività di strada, questo cominciano a vedersi le prime attività economiche di strada. Avanti, questa sta facendo la pasta. Avanti. Oh, questa dice: bene ragazzi, io vi compro la mia macchina da cucire e mi metto a fare la cucitrice, mi metto a fare la sarta per strada. Fate qualunque cosa, cercate di fare i soldi, cercate di portare avanti l'economia, e questo avviene. Attività economiche private di quartiere. Bene, andiamo avanti. Ecco, altra attività, anni 80, la vendita di queste spaventose brodaglie cinesi. Già ancora negli anni 80 non c'erano i frigoriferi. La media stagionale di Pechino d'estate si aggira dai 30 ai 37 gradi con 90% di umidità, e bevevamo queste cose. Andiamo avanti. Attività ancora di quartiere continuano ad esserci come in tempi antichi, però sono gli anziani che portano avanti queste cose, gli anziani. Andiamo avanti. Ecco, visione, la vecchia stazione di Pechino, anni 80, piena di gente e piena di questi mezzi. Andiamo avanti. Ecco, comincia il traffico degli anni 80, per questo è molto concentrato sugli anni 80, perché è stato gli anni dell'apertura. Ma di quali automezzi? Di automezzi commerciali, di tutto quello che serviva per trasportare le merci, soprattutto le derrate alimentari, dalla campagna in città. E quindi non automezzi privati, ancora non esisteva un grande flusso di macchine private, ma di automezzi commerciali di qualsiasi genere, con qualsiasi modo, che portavano le derrate dalla campagna alla città. Andiamo avanti. Ah, le famose, ecco, i primi taxi. Quando io ero studente, i taxi erano solo per gli stranieri, e solo nelle ambasciate, e solo in quei pochi alberghi con gli stranieri. Taxi, i famosi taxi degli anni 80, i cinesi prendono i taxi. I cinesi, tutti i cinesi, ma Pechino, questo si rivolge a Pechino, e la caratteristica erano i taxi gialli di Pechino. Andiamo avanti. Ecco, ancora un flusso di, ma vedete, cominciano ad esserci macchine, oltre macchine e motociclette, cominciano le prime acquisizioni private. Andiamo avanti. Ok, questa è la sigla della vecchia sigla dei Beijing Zhuzhu, dei taxi di Pechino. Andiamo avanti. Oh, questa è un'altra attività. Cosa fa questa signora? Fa i jiaozi, i ravioli, li fa per strada, fatti a mano col suo baracchino, e comincia le attività e comincia i ravioli. Guardate, vicino a Resti addirittura classici, architettonici classici, questo è uno dei leoni che si trovavano sulle porte, fuori dalla porta delle abitazioni tradizionali
dove, che servivano a proteggere la casa e servivano soprattutto a spaventare gli spiriti maligni. Quindi si vedevano ancora in queste abitazioni. Andiamo avanti. Oh, arriva il Kentucky Fried Chicken, arriva l'America. Allora, inutile che stiamo... Guardate, questo è la porta CMN, quella che avete vista prima. Che cosa arriva? Arriva il Kentucky Fried Chicken, arriva McDonald's, arriva la Coca-Cola a go-go e non se ne andrà più. E il Kentucky Fried Chicken e il McDonald's comincerà a sostituire i Chow's, persino l'alimentazione cinese. È una vera mania, è una vera mania. Quindi non crediamo alla guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, perché questo la smentisce, è impossibile. Andiamo avanti. Non solo Stati Uniti, ma il Giappone. Cominciano che cosa? Le macchine Mitsubishi, i televisori, vedete, i televisori. E guardate, anche negli anni 80, primi anni 90, io ho visto alle frontiere, con, per esempio la frontiera con Hong Kong, cinesi che si portavano a spalla i televisori, i frigoriferi e le lavatrici. Perché? Perché non erano sufficienti a quelle che si producevano in Cina, ma che comunque si dovevano comprare. Andiamo avanti. Altri trasporti di quartiere. No, guardate, queste visioni di queste botteghe sono attuali. Questo è ancora così. Ve le faccio vedere, perché oltre a quei mega galattici, fantasmagorici paesaggi di urbani notturni che avete visto, a Pechino continuano a esserci questi anche. Cioè queste sono botteghe, sono negozi di stile quasi antico, quasi prima della rivoluzione, che continuano a funzionare. Andiamo avanti. Ecco, vabbè, questo per dire un trasporto familiare. Non era insolito vedere la fotografia davanti al palazzo della... Questo qui è il museo, dall'altra parte il museo di storia della Cina, nella Tiananmen. Chiunque avesse, ripeto, i bambini si portavano a fare la fotografia insieme a me, un po', e questo era anche questo un must degli anni 80, anche adesso. Avanti. Ecco, altre, queste sono le ultime visioni di questi passaggi. Questa è la Chang'an-jie, la strada più importante della Cina, le ultime visioni. Penso che è impossibile pensare di vedere una cosa così adesso. Avanti. Le prime macchine private. Ok, andiamo avanti. Ecco, un tasto molto delicato: le demolizioni. Allora, abbiamo visto le case vecchie dove la gente vive. Per fare posto, spazio a tutto quell'incredibile produzione della città nuova, degli shopping mall, gli shopping center, dei grandi alberghi, bisogna abbattere, perché la città è quello che è, anche se vi ricordo che è una città che ha la zona urbana ha quasi 4 chilometri quadrati di estensione. E in questa zona urbana, città e tutto il circondario, ci sono al momento 29 milioni di persone. 29 milioni di persone. Queste sono le prime CHAI demolizioni volute dal governo, naturalmente, per abbattere le case antiche, i quartieri, diciamo le case fatiscenti, e anche le botteghe fatiscenti, per fare posto alla nuova Cina, alla nuova Pechino. Andiamo avanti, che è la nuova Cina poi. Chi sono questi signori? Questi ragazzi sono gli artefici della Cina moderna. Sono gli artefici di tutto quello che voi avete visto nel video fantasmagorico luminescente. Questi sono i Minkum, cioè emigrati dalle campagne,
che vanno in città a fare cosa? A lavorare. A lavorare. Bene, le campagne, vi ricordo che nel 1949, solo in cui c'erano 590 milioni di persone in Cina, adesso ce ne sono 1.440 passa, nel 1949 solo l'11% della popolazione viveva in città. Tutto il resto, l'11%, quindi voleva dire l'89% della popolazione viveva in campagna. 2020 il 66% della popolazione cinese vive in città. Vive in città. Quindi c'è stato uno stravolgimento incredibile di che cosa? Della società cinese. Perché? Perché questi giovani contadini lasciano, nel momento in cui si aprono le porte, nel senso che le comuni popolari non esistono più, il messaggio è questo: andate in città a fare che cosa? A costruire, a lavorare nei cantieri. E che cosa vi danno? Vi danno solo una paga e nessun diritto di nessun genere, perché voi non avete la residenza urbana, avete la residenza rurale, e senza la residenza urbana non avete assistenza medica, non avete istruzioni, i vostri figli non vanno a scuola perché non avete la residenza in città. Questi sono i Mingun, gli emigrati dalle campagne, che hanno lavorato e hanno costruito tutto quello che avete visto finora. Bene, andiamo avanti. Ecco, questa che cos'è? Guardate, questa è una foto emblematica, è una di quelle vecchie case fatiscenti dell'area urbana della città che se ne deve andare. E perché? Perché devono essere costruite queste case. Questi, le vedete, questi condomini, questi edifici sono abitazioni. Abitazioni di un certo, siamo già negli anni 90, di un certo tipo, e sono abitazioni decorose, con appartamenti, con i bagni, con i servizi, con le cucine e tutto. Queste sono le case che continuano a esserci, che devono andarsene. La popolazione, la gente, gli abitanti di queste case che sono lì da secoli avranno dal governo un compenso immateriale oppure economico, oppure avranno una sistemazione altrove, cioè vuol dire fuori città. Una annotazione: questi, vedete questi edifici brutti, francamente, alveari, vabbè, siamo in Cina, certo, io li ho visti, i primi di questo genere, io li ho visti nell'agosto del 1973 a Hong Kong. Hong Kong, questi si chiamavano resettlement ed erano fatti dagli inglesi, dal governo inglese, per sistemare tutti i rifugiati che venivano dalla Cina popolare. Questo nell'agosto del 73, perché poi io poi da lì sono andata in Cina popolare. Quindi il messaggio, questi non sono edifici di stile sovietico, direi sono quasi di stile Hong Kong cinese, adeguato alla situazione. Andiamo avanti. Beijing 2008. Ecco, la consacrazione della Cina moderna, di Pechino moderno, di Pechino come grande città, come città moderna, viene nel 2008, le prime Olimpiadi della Cina. Perché vi ricordo che sono cominciate l'8 agosto del 2008. 8, 8, 8. Perché? Perché si capisce, 8 è un numero fortunato, 8 è un numero propizio. Tra le altre cose, questa immagine, il logo, è un antico sigillo. Non è semplicemente, diciamo, non è una cosa creata così, è ripreso dalla tradizione sigillistica dei funzionari, degli intellettuali dell'impero cinese. Andiamo avanti.
ecco il famoso stadio olimpico, il nido d'uccello, no? Lo stadio a forma di nido d'uccello. L'aveva progettato Ai Weiwei, scusate, personaggio molto scomodo attualmente. Questo edificio, che è un simbolo della Cina moderna, è molto bello, ma se voi andate a vederlo adesso vi sembra niente. Vi sembra veramente ridotto, minimo, rispetto a tutto quello che lo circonda. Questo era nel 2008 il simbolo della nascita della Cina moderna, dello sviluppo, della potenza economica cinese, che era arrivata a questo. Andiamo avanti. Ecco, vedete? E questa è una struttura del distretto economico generale, e sembra impossibile che regga, infatti una volta è stata anche soggetta a un incendio, ed è una struttura per lasciare il vuoto cosmico, è vero, ed è una struttura moderna, sono edifici, sono uffici, ed è per questo perché secondo continua ad avere dei principi del famoso Feng Shui. Il Feng Shui era i principi di costruzione degli edifici secondo dei principi di energia e di correnti positive e negative. Andiamo avanti. Acceleriamo. I vecchi Hutong, i vecchi sono ancora così. Andiamo avanti, per favore, così vediamo gli ultimi. Ecco, questa è immagine di un vicolo di quartiere della città vecchia. Di quando? Del 2016. Questa è una mia foto del 2016. Allora, voi avete visto tutti i quartieri belli, quelli vecchi, quelli nuovi, quelli meno nuovi, eccetera, eccetera. Questi quartieri che sono a ridosso degli edifici moderni continuano a resistere. Sono vecchi quartieri, ma vecchi non antichi, proprio nel senso di brutti di vecchi, e sono a disposizione dei chi? Dei poveri, delle persone meno abbienti. Questo è un albergo, Lung Hua Liguan, è un albergo per quelli che dalle famosi che vengono dalle campagne e cercano una sistemazione in città e cercano lavoro in città. Guardate, non ritengo a dire che io ho visto persino dei letti fuori che venivano dati in affitto per una notte a queste persone. Questa anche Pechino continua a essere. Naturalmente tutto questo tra un po' non esisterà più. Andiamo avanti. Ecco, la stessa parte, queste sono. La città è anche questa, non è soltanto quelle cose macroscopiche incredibili, e Pechino è anche questa. Che cosa sono? Questo è quello che fa i sigilli, questo è quello che fa le fotocopie, questo è quello che fa i miel, gli spaghetti a mano. Tutta una serie di attività commerciali che riprendono le antiche, continuano, sono le attività nuove su quelle vecchie, nei quartieri vecchi. Ecco, nei quartieri vecchi. La Pechino moderna è anche questa, e ci vanno, non è soltanto popolata dalla borghesia, dall'alta borghesia, delle grandi appartamenti, dei grandi compound. È anche popolata da queste persone. Andiamo avanti. Ecco, e questo è un trasporto che io ho visto pochi anni. Li vedete? Questi sono i mercatini per strada. Questi sono questa è una strada commerciale abbastanza vicino al centro, non ci troviamo fuori dalla città. Continuano le botteghe di prima e la gente che mette le sue cose, soprattutto di sera, mette la sua mercanzia privata su per terra per vendere. E queste sono possibilità di trasporto. Cioè, anche nella Pechino modernissima, nella Pechino città del futuro, ci si arrangia come si può. Andiamo avanti.
la città antica. Adesso, ultima parte, le abitazioni antiche ristrutturate. Andiamo avanti. Ristrutturate, ovviamente vendute. Questa è ovviamente un'immagine della, e l'avrete visto, della Pechino, della situazione anche dell'inquinamento. Non possiamo non tenere conto di questo. Avanti. Ecco, questo è l'intreccio di arterie 2020. Andiamo avanti, le abbiamo viste. Avanti. Ecco, cosa sono questi? I nuovi condomini per i medio ricchi, cioè per la borghesia medio alta cinese. Sono condomini, sono quartieri nuovi di quartieri di abitazioni costosissime. Voi sapete che la speculazione edilizia in tutta la Cina è macroscopica, sono costosissime, sono lontane fuori dalla cerchia delle mura della città, naturalmente, però sono moderne e sono molto costose, diciamo di borghesia medio-alta. Parlo di borghesia perché effettivamente si tratta di borghesia commerciale, imprenditoriale, industriale. Andiamo avanti. Ecco, i giardini, vedete, questi compound, di cui, allora, come vivono gli abitanti qua? Vivono così, vivono chiusi dentro, però, guardate, c'è stato un vantaggio durante il Covid. Questi edifici sono stati controllati, sono stati chiusi anche, ed è stato attivato un servizio di approvvigionamento alimentare organizzato a livello cittadino in questi edifici. Ecco, andiamo avanti. Ecco ancora condomini di lusso. Andiamo avanti. Oh, una cosa importante, lo vedete? Allora, abbiamo visto i condomini di... Cosa sono questi? I Xiaoqi, cioè i quartieri popolari. Qui è l'entrata di un quartiere, di un compound, di un quartiere popolare, vedete? Voi vedete il signore cinese, pressoché in mutande, pressoché... Non sarebbe possibile una visione di questo genere nelle case che vi ho fatto vedere, nei condomini che vi ho fatto vedere prima. No, questo è un quartiere popolare, un Xiaoqi, un piccolo condominio, un piccolo quartiere dove si conduce ancora una vita urbana, popolare, cittadina dagli anni uguale a prima, effettivamente uguale, con tutti i loro negozietti. Andiamo avanti. Ecco. Questi sono abitazioni degli anni 70, abitazioni anche queste di stile sovietico, anni 70, però all'interno di questi Xiaoqi, però nei nostri anni. Lo vedete da tutto questo incredibile intreccio di condizionatori, di cose. In questi Xiaoqi, che vedete qua, c'è stato un controllo capillare, un'organizzazione capillare durante il lockdown l'anno scorso, soprattutto nei mesi più terribili della pandemia. Andiamo avanti. Ho un mercato, finalmente, un mercato umano, scusate, normale volevo dire, umano nel senso di normale, di quartiere, dove si va a farla, dove fa la gente normale, normale vuol dire non gli abitanti dei condomini coi giardini, le piscine, vanno ancora adesso a fare la spesa. Avanti, andiamo avanti. Ecco, guardate l'intreccio dei fili delle abitazioni. Ancora si vede tutto questo nella Pechino, stile vecchio, stile sovietico. Vedete questo cancello, lo vedete che chiude un compound? Questo cancello ha una funzione importantissima perché non si entra e non si esce senza un regolare permesso di abitazione, nel senso che è controllato, tutto è controllato. In questo cancello, alle porte di questo cancello, vi erano addetti del quartiere, dell'amministrazione del quartiere, che prendevano la nota della spesa durante il Covid per gli abitanti che non potevano uscire e non erano autorizzati ad uscire. Andiamo avanti. Fine.
chi sono belli, finiamo in bellezza, scusate, i Sohyoen, cioè le antiche case, sono case a cortile chiuso, quadrato, di epoca Ming, di epoca Qing tradizionali, che vengono ancora conservate in parte, e quelle che vengono conservate vengono ristrutturate e vengono vendute ai ricchi, perché sono carissime, come potete immaginare, però costituiscono ancora una parte importante dell'assetto della zona centrale di Pechino. Andiamo avanti. Come sono fatti? Eccoli qua, li vedete, i Sohyoen, le case, non so se avete visto film cinesi come Lanterne Rosse o film tradizionali cinesi, queste erano le case dei funzionari, degli aristocrati, dei ricchi cinesi fino a, in tutta l'epoca imperiale, in tutta l'epoca Qing, fino al 1949, ecco. Ancora avanti, per favore. Gli interni, vedete, che cosa sono? Queste adesso sono abitazioni private, sono anche alberghi, sono bed and breakfast, sono ritrovi, sono ristoranti, oppure sono centri culturali. La ripresa molto geniale in questo senso delle antiche case, delle antiche strutture. Andiamo avanti. Ecco, vedete, questo è una ristrutturazione moderna di un Sohyoen, cioè dell'antica casa ad un piano così. E sono molto naturalmente sono molto ambite, perché ovviamente non ci si accontenta più di avere l'appartamento bello nel condominio, eccetera. Adesso si cercano cose più particolari, più privilegiate, anche più culturalmente elevate, e allora si torna all'idea di ristrutturare tutta la parte, quella parte che prima si voleva abbattere per far posto alle case moderne. Adesso che abbiamo le case moderne e che ne hanno in quantità eccedente la necessità, perché sapete che la bolla delle case della Cina è eccezionale, adesso si ritorna alle case antiche, a quello che resta delle case. Andiamo avanti. Ecco, nuovo design per antichi cortili. Allora, come vedete, qui finisce il nostro... No, spero di non aver ceduto qui finisce il nostro discorso, presentazione di Pechino, e finisce quando? Finisce esattamente laddove avevamo cominciato, cioè tutto il percorso di 100 anni di Pechino trasformata secondo le condizioni economiche, le situazioni politiche, 100 anni di trasformazione per ritornare a un ritorno alla cultura. Vedete, queste sono le famose calligrafie, e qui ci si impegna a fare le calligrafie, la scrittura, a tornare a vivere, addirittura il sogno dei ricchi cinesi e di Pechino anche, è tornare a vivere come i mandarini dell'epoca imperiale. Grazie, io ho finito. Grazie mille. Bene. Bravissima Pina. Siamo stati più o meno nel tempo, ecco. Bene, bravissima. Ti ringrazio. Mm-hmm. Ma è fondamentale, ti ripeto, tutte queste cose hanno una origine, diciamo, visiva mia in tutto questo tempo. Grazie. Volevo chiederti una cosa, scusa, mi ha colpito molto, nel senso, la trasformazione ci sta, conoscendo così brevemente quanto ha sopportato la Cina in questo ultimo secolo. Quello che mi ha incuriosito, che non sapevo, è questa divisione quasi così gerarchica e rigida dei vari quartieri, nel senso, sono chiusi, c'è la possibilità di transito da parte di... non ci abita o meno? Oh, sì, no, scusate, quando io dico chiusi, sì, assolutamente sono possibili di andare, però
Esiste un controllo del condominio, questo senz'altro. Un controllo che può essere anche adesso è, per esempio, io ho una mia cara amica che abita in uno di questi compound, un compound che può essere, scusate, grande come Brescia, cose di questo genere, cioè un compound che può avere decine e decine di edifici, cioè se voi non sapete dove andare, vi perdete in questo mare, però tutto molto ben organizzato con la sede esterna degli organizzatori, come degli amministratori dei condomini. Questo ha giocato un ruolo molto importante durante il Covid, durante il lockdown dell'anno scorso, a gennaio e febbraio. Perché? Perché questi compound sono stati chiusi, quello che volevo dire. La gente non poteva uscire e andare a fare la spesa, però esisteva un'organizzazione interna con i cellulari per cui si ordinava la spesa a questi funzionari, amministratori, anche volontari, che prendevano le ordinazioni della spesa e gliela portavano a casa perché non potevano uscire. Guardate che ci sono state anche associazioni di volontari, persino stranieri, e io so anche di residenti italiani che hanno aiutato come volontari a provvedere alle esigenze degli italiani e degli cinesi che vivevano nel loro compound, però sono controllati naturalmente, però se io dal fuori entro, dico io vado al compound tale, al piano tale, alla signora tale e non c'è problema. Ecco. Bene. Ferruccio, non so se ci sono domande, ci sono commenti. Commenti ne sono tanti. Di questi commenti però non ho visto nessuna domanda, quindi sono commenti di apprezzamento di tutto quello che ho fatto. Interessante come esserci stata, ti scrive una signora, e via dicendo, insomma. Quindi sono stati apprezzamento vivo per l'operazione fatta, e devo dirti francamente la tua descrizione ha raggiunto l'obiettivo, insomma ci hai dato l'idea dell'immensità del cambiamento. È una delle grandi questioni del nostro tempo, capire cosa davvero sta accadendo in Cina. Sì. Questo realtà non è del tutto chiaro a chi la studia, noi. Cerchiamo di capire. Anche ieri abbiamo discusso tantissimo dei crediti sociali, del sistema dei crediti sociali, cos'è, come funziona, come applica l'intelligenza artificiale, sono questioni enormi. Adesso non voglio dire, cambiamo argomento, insomma, però per dire, stiamo cercando di capire tutti quello che sta accadendo in Cina, perché riguarda noi, insomma, riguarda il nostro mondo. Scusate, volevo aggiungere una cosa importante. Noi abbiamo visto Pechino, abbiamo parlato di Pechino, ma guardate che tutta la Cina è così. Non è solo Pechino, non solo le grandi città, Nanjing, Shanghai, Chongqing, Xi'an, Hangzhou. No, anche le cittadine piccole, anche le cittadine di frontiera sono così. Io negli ultimi anni ho avuto modo di viaggiare molto nel nord-ovest, proprio il famoso nord-ovest, da dove comincia la via della seta, perché, non so, nel Qinghai, la capitale del Qinghai, un posto che in epoca imperiale era steppa, e continua a esserlo, la capitale del Qinghai è una piccola Pechino, capite? Se voi, questa è la Cina più o meno dappertutto, anche nelle zone più agricole, ma anche nelle cittadine più modeste, sapete che le città cinesi sono divise in categorie. La prima categoria, seconda, terza, eccetera. Nelle città piccole di categoria terza, quarta, c'è anche lì questa trasformazione. Un'ultima cosa, questa è la Cina, ma io credo che questa sia l'Asia vera e propria, perché ricordiamoci che la Cina è in Asia
è che tutto quello che avviene in Cina avviene anche in molte parti dell'Asia, perché noi non teniamo mai conto di questa cosa. L'Asia è il continente più grande, più in movimento, più in espansione in questo momento, molto più dell'Europa e scusate, degli Stati Uniti. Noi dobbiamo, non dico fare i conti, non solo con la Cina, questo ormai si sa, ma con l'Asia. Noi dobbiamo avere un'apertura sull'Asia. Per questo parliamo di Asia in città, giustamente, e non solo di Cina. Sì? Bene. Ascolta, Giuseppina, c'è una sola domanda vera. Sì, esiste da quando la metropolitana? Bene, voi avete visto, bene, buongiorno, avete visto le mura di Pechino, in questi filmati le mura di Pechino, le mura esterne del Pechino. Quando sono state abbattute quelle mura? Sono state abbattute a partire dal 1959. Perché? Per costruire la metropolitana, per cominciare a costruire la metropolitana. Però quando io ero anni 70, quando io ero a Pechino, c'era la metropolitana e, in dire la verità, c'erano due linee. Adesso di preciso anch'io non saprei dire quante linee ci sono. La metropolitana è il mezzo più efficace di spostamento nella città. Perché? Pensate, quando io ero studentessa, per andare dall'università al centro, tieni a me, con i mezzi, gli autobus, eccetera, ci mettevamo in media tre ore, perché andavano lenti, perché si fermavano, perché c'era una marea di gente e perché le distanze sono megagalattiche. Adesso, con il traffico moderno, con la macchina, quanto tempo ci si mette? 3 ore, perché è impossibile. Io non si può, gli stessi pechinesi da un punto all'altro della città non riescono a prendere appuntamenti perché non possono garantire che con la macchina riescono ad arrivare in tempo. Quindi che cosa si usa? È il mezzo più sicuro per arrivare la metropolitana. Metropolitana che dalla parte periferica alla parte centrale ci mette anche 2 ore, però cammina, però sono 2 ore in piedi così sardinati che senza potersi sedere alla giapponese per 2 ore così, però questo è l'unico modo per arrivare. Quindi la metropolitana è il mezzo più sicuro, più efficiente della Cina moderna, delle città, delle grandi città della Cina moderna. Naturalmente ci sono, dall'altra parte si può mettere 3 ore da un punto all'altro della città, in compenso ci mettiamo 5 ore da Pechino a Shanghai, 1900 chilometri, 5 ore. Questo era chiaro. Però a Pechino, bene. Bene. Bene, scusa Susanna, solo una prego, cosa. Invito tutti a continuare a viaggiare con noi virtualmente perché non possiamo fare altrimenti. Certo. E settimana prossima ci spostiamo un po' a ovest, andiamo a Samarcanda. Mamma mia, un altro posto immaginario che veramente ci, mamma mia, ci porta veramente, sì, di tutto e di più. Quello sì, veramente. Bene. Io vi ringrazio Pina, Ferru. Grazie, cara. Non è stata bravissima. Ha ricevuto una montagna di complimenti. Tu li puoi guardare lì sui comments. Montagne di complimenti. Quindi sta grazie bravissima. Grazie mille. Grazie a Susanna. Grazie a Ferruccio. Dimmi, sì. Mm-hmm. Bene. Speriamo di vederci presto. Vaccino, dopo il vaccino. Io e te ci incontriamo per strada qualche volta anche, quindi va bene. Ciao, buona serata. Ciao, arrivederci. Ciao.